state molte polemiche questo Redentore, e devo dire che ho visto un Redentore abbastanza sottotono anche per la mancanza di moltissime barche. Per Matteo Secchi, esponente di Venezia.com, l'associazione che si batte per recuperare una venezianità che si sta perdendo, la mancanza totale in laguna delle barche da trasporto merci, quasi un migliaio, tenute lontane dalla paura di multe e sequestri per un utilizzo non conforme al codice della navigazione, è stata una sconfitta della città. E le persone che avevano organizzato i toppi, sia quelli discoteche, sia quelli con tavolate di veneziani, piuttosto che rischiare di prendere una multa, sono rimasti a casa. Il comune è chiamato in causa, ha sostenuto di non avere potestà sulla navigazione. Sì, sono i soliti rimbalzi di responsabilità. Un'amministrazione forte interviene, come dicevo, e tranquillizza i suoi cittadini andando anche sopra la capitaneria di porto. La sera del Redentore ha poi portato un'ulteriore polemica. Una parte della riva della Giudecca è stata transennata a viso esclusivo dei clienti di un locale. Bodyguard con auricolare hanno impedito ai residenti di avvicinarsi, di scattare foto o girare filmati, mentre nel cielo esplodevano i fuochi artificiali. Non è, secondo me, nello spirito del Redentore, che è una festa popolare, e la riva deve essere a disposizione dei cittadini, non di istituzioni private. Troppo arrendevoli per Matteo Secchi i veneziani, non poter scattare foto e avere una parte della riva non raggiungibile la sera del Redentore è inaccettabile. Se questo fosse accaduto 20-30 anni fa con la Giudecca popolata, sarebbero andati subito in acqua.